Sì, buongiorno a tutti. Aspettiamo che arrivi qualcuno e iniziamo subito. Ciao a tutti da Paolo Serafini. Tra poco partirà la diretta. Vediamo un attimo. Tra poco partiamo. Sì, ok. Ciao a tutti. Da Paolo Serafini, tra poco partiamo. Vediamo i commenti, se riesco a mettere. Ciao, Amos. Ciao Gianluca. L'altro PC. Arrivo subito, chiudo il mercato e partiamo. Ciao a tutti. Ciao Alex. Adesso arrivo, ciao Orso. Buonasera Fabio, ciao. Ciao Fabio. Ciao Stefano, tra poco partiamo tra poco. Tra un minuto partiamo, aspettiamo altri 2 minuti che arrivi qualcuno. Stasera parleremo di come creare un portafoglio di borsa, parleremo come cercare di limitare i rischi al minimo e parlerò di piattaforme e come interfacciare magari qualche piattaforma per fare magari CFD. Tra poco partiamo, aspettiamo altri un altro minuto. Buonasera a tutti. Allora, avete fatto trading oggi tutti quanti? Vediamo se qualcuno mi scrive. Un attimo, arrivo subito. Adesso. Tutto. Non c'è. Vediamo se qualcuno scrive che ha fatto un po' di trading oggi. Era costante. Ok, è andato bene il trading. È stata una bella giornata. Oggi i mercati sono andati su abbastanza bene. È partito bene il mercato. Ok, tra poco partiamo. Aspettiamo l'ultimo minuto. Lo giro subito. Un attimo, chiudo la mia piattaforma, arrivo, sto chiudendo un'operazione. Eccomi qui. Allora, conosci piattaforma Voltix? La consiglieresti? Adesso parliamo un po' di piattaforme. Voltix mi sembra che faccia i future. Sì, ho sentito parlare di Voltix. È una piattaforma russa, mi sembra. E quindi
non vorrei dire qualche castroneria, ho dei miei amici che ce l'hanno e quindi penso sia quello lì, intendevi quello Gianni, mi sembra, no? Buona serata a tutti, allora da Paolo Serafini partiamo con il live. Ecco, quello che parleremo delle piattaforme, appunto, parleremo di come costruire magari un portafoglio, vedremo un attimo la differenza tra vari strumenti finanziari, in modo da cercare di prendere meno rischi possibili. Naturalmente in borsa il rischio è sempre molto alto. Chi non vuole rischi è meglio che non tradi sul mercato azionario, future, CFD o ETF, perché facendo trading naturalmente il rischio è sempre molto alto. Ciao Simone, ciao Daniele, ciao a tutti ancora. Mi raccomando, fate share, un attimo che ho l'audio aperto sull'altra piattaforma. Allora, naturalmente abbiamo parlato l'altra volta di rischi, di come guardare il mercato, stare un attimo attenti e aspettare delle situazioni importanti. Vi faccio capire un attimo come ho cercato io di acquistare dei titoli durante il tempo, che titoli tengo in portafoglio, come costruire un portafoglio magari azionario, su ETF, sui CFD. Andiamo a vedere un attimo nel particolare la differenza tra un ETF, un CFD, le azioni e le obbligazioni. Naturalmente magari tanti di voi non sanno cosa sono le obbligazioni, cos'è un ETF, cos'è un CFD. Partiamo innanzitutto dai CFD. I CFD proprio sono dei contratti per differenza in inglese, e sono degli strumenti finanziari che sono dei derivati da magari o dagli indici o da strumenti finanziari tipo l'euro-dollaro, il cambio delle valute, oppure magari da qualche commodities. Quindi i CFD sono tradati magari con la piattaforma, solitamente quasi tutti aprono la piattaforma che è la MT4. Quindi con la MT4 riescono a tradare tutti i CFD. Sono gli strumenti che fino a pochi anni fa, questi strumenti finanziari erano scambiati solo nel mercato over the counter, nel mercato OTC, quindi un mercato non regolamentato. Si chiama appunto OTC, era un mercato non regolamentato, e successivamente, dato il forte incremento per quanto riguarda la liquidità su questi mercati, è stato negoziato anche su dei circuiti abbastanza regolamentati. La differenza tra vari broker che si trovano in commercio, si riesce a trovare magari con uno spread leggermente più basso tra broker a broker. Magari abbiamo degli spread su di broker esteri, non voglio fare pubblicità su broker esteri, però abbiamo tantissimi broker magari che offrono, cos'è lo spread, la differenza tra chi vuole comprare un titolo e chi vuole venderlo. Fatalità, tantissimi broker si fanno la guerra tra di loro per cercare di dare degli spread abbastanza bassi. In modo tale, ciao Giuseppe, ciao a tutti ancora. Allora, cercano di dare degli spread abbastanza bassi in modo da essere più competitivi rispetto ad altri broker. E vi dico anche qui, già che avevo detto già l'altra volta, tantissime magari persone vogliono che voi apriate dei conti. Si possono anche legare l'operatività di un trader, può essere legata ad altri trader, appunto con dei sistemi particolari attraverso la MT4 o attraverso, non mi viene in mente esattamente il programma, ma c'è la possibilità di replicare l'operatività di un trader da una piattaforma a un'altra. Anche qui tanti trader cercano di replicare l'operatività, oppure tramite, magari hanno una piattaforma demo, vanno in reale sulle piattaforme del loro amico, e quindi cercano di far aprire più conti possibili su dei broker esteri. Cos'è che succede? Vi dico le cose che succedono in modo tale da non cadere nelle trappole, come ho già parlato anche altre volte per quanto riguarda i CFD. Essendo una guerra tra spread tra un broker e un altro, cercano di offrire magari qualcuno che fa una convenzione con questi broker e danno magari un piccolo spread di vantaggio a chi magari presenta degli operatori e chi magari riesce a lavorare interfacciando la sua operatività con quella del proprio amico. Metti caso che io faccio aprire 10 conti, ho 10 persone che faccio aprire questi conti, loro mi danno uno spread che è abbastanza basso, e in più dopo mi danno la differenza tra lo spread che applicano a quello che ha collegato il conto su di me, lo mettono sul mio conto. Quindi una cosa che solitamente all'estero viene fatta. E quindi mi è scritto qualcosa, Giuseppe, non so se mi è scritto qualcosa, perché mi è arrivato adesso. Ok, grazie. Sì, ho visto la foto che mi ha mandato.
Allora, solitamente cercano di guadagnare sugli spread, quindi guadagnano facendo un'operatività, ma loro non sono profittevoli con il loro trading, cercano di creare questi, di portare su tanti clienti in modo tale da avere una profittabilità su quella che è l'operatività tramite altri trader. Quindi una cosa che questa la fanno e solitamente per quello tante volte spingono che voi apriate le piattaforme all'estero, qualche vostro amico vi può spingere questa cosa qui, però state attenti, cercate di avere uno spread basso, informarvi da altri trader che tipo di spread applicano. E anche qui ci sono delle piattaforme abbastanza serie e sono piattaforme magari che sono oltreoceano, che hanno magari delle licenze un po' particolari, quindi riescono ad aprire molto velocemente la società. Quindi attenzione a queste società perché sono società che possono anche fallire da un giorno all'altro, potete non trovare più i vostri soldi, quindi è bene che cercate prima di versare i vostri soldi su qualche società, di capire esattamente di cosa si occupa questa società, perché ci sono delle società in Europa che sono anche quotate, quindi vi danno anche una certa sicurezza, tra virgolette, di quello che potrebbe essere il vostro conto quando andate ad aprirlo. Quindi queste, grosso modo, sono i CFD, che possiamo fare i CFD di norma su degli indici azionari, che potrebbero essere magari il Nasdaq, potrebbe essere il CAC 40, potrebbe essere il DAX, oppure magari sul FTSE, sull'S&P 500, oppure su tutte le valute e tutte le commodities. La differenza tra i CFD e i future, praticamente i CFD replicano quello che succede sui future. Naturalmente delle volte ci sono delle quotazioni diverse e quindi c'è una piccola differenza tra la quotazione che ha CFD e quella che ha il future. Solitamente io consiglio a tutti quanti, ciao ciao Gianluca, consiglio a tutti di tradare mercato che è più regolamentato, quindi non abbiamo neanche lo spread, quindi preferisco tradare magari un future che replica magari l'indice, però non ha lo spread di differenza, quindi tra denaro lettera il buco è abbastanza coperto, per cui perdo meno soldi. Oltre a questi strumenti finanziari, abbiamo la possibilità di tradare anche gli ETF. Cosa sono gli ETF? Ci sono gli ETF, gli ETN e gli ETC. Quindi gli ETF, grosso modo chiamiamoli ETF, sono quelli più famosi. Gli ETF, che sono gli Exchange Traded Fund, è uno strumento finanziario che replica passivamente l'andamento di qualunque asset finanziario e può essere scambiato come una normale azione, quindi può essere scambiato come una normale azione, quindi è un derivato dell'azione. Noi magari abbiamo un indice, un'azione di riferimento, un paniere di tantissime azioni, abbiamo un ETF che replica, grosso modo, tutto il paniere magari del FTSE MIB. Sono in sostanza dei fondi di investimento, ma a gestione passiva. Cosa vuol dire gestione passiva questi fondi di investimento di ETF? Vuol dire che non c'è bisogno di un operatore che butti dentro gli ordini perché replicano esattamente l'indice sottostante, ma senza la presenza appunto di un gestore. Quindi la particolarità degli ETF, che tantissimi fondi di investimento hanno nel loro paniere degli ETF, perché replicano appunto un paniere di titoli, delle commodities, oppure magari un paniere di un mercato emergente, sono tanti mercati emergenti, quindi replica i mercati emergenti, ma mettiamo Brasile, Russia e tantissimi altri mercati emergenti, potrebbe replicare questi mercati qui. Stessa cosa anche per quanto riguarda le obbligazioni. Se noi magari vogliamo investire su un'obbligazione che ha una scadenza magari 2040, possiamo prendere magari l'ETF che mi replica un paniere di BTP. Quindi abbiamo la possibilità di avere un paniere di BTP composto all'interno di un ETF. Abbiamo la possibilità, scambiano come le azioni, grosso modo, quindi abbiamo la possibilità di avere magari delle commissioni abbastanza basse, non di preoccuparci magari della scadenza del BTP, oppure magari di non avere il problema che quel BTP o quel BTP possa anche fallire sul mercato. Vediamo se qualcuno ha qualche domanda da farmi. C'è qualcuno che ha qualche domanda? Dovrebbe essere. Ok, vediamo. Ok, allora abbiamo detto i CFD, gli ETF. E poi possiamo tradare appunto sui future o possiamo tradare direttamente sulle azioni o sulle obbligazionarie. Naturalmente il mio consiglio solitamente
Quando si cerca di lavorare su questi strumenti finanziari, oppure anche certificati, ad esempio, in questo momento qui ci sono tantissime persone che parlano appunto di certificati. I certificati sono dei certificati di investimento che hanno un'ampia famiglia di prodotti finanziari quotati, naturalmente in borsa, sono quotati sul segmento Sedex e vengono venduti presso le principali banche. Quindi c'è una grandissima pubblicità anche su questi certificates, però bisogna stare attenti perché dicono è garantito, ma alla fine la garanzia non ce l'abbiamo mai perché l'emittente potrebbe anche fallire. Quindi, se fallisce l'emittente del certificate, fallisce anche il vostro certificato. Quindi, stiamo attenti anche sui certificati, informandoci bene la casa emittente di questi certificati perché alla fine possiamo incorrere veramente a dei rischi veramente alti. Quindi questo è grosso modo quello che compone grosso modo quasi tutti gli strumenti finanziari. Se qualcuno magari ha qualche domanda da fare con l'ETF, non si possono recuperare le minusvalenze. Mi sembra di sì che si possano recuperare. Adesso non sono informato su questa cosa qui, comunque non vorrei dire una castroneria, ma mi sembra che se tu hai delle plusvalenze su, essendo un ETF, magari lo tieni per 3-4 mesi e hai una plusvalenza magari di 3-4 mila euro, potresti recuperare le minusvalenze che hai accumulato. Naturalmente io di queste delle minusvalenze non mi intendo perché non ne ho, quindi non avendo minusvalenze non so questa cosa qui, non mi sono mai informato. Però mi sembra che puoi recuperare le minusvalenze, non so, magari Gianluca mi informerò di questa cosa qui. Ciao Blas, ciao Gianluca. Quindi mi informerò di questa cosa qui perché mi è nuova, mi sembra che puoi recuperare, perché comunque sembra un gain che realizzi magari anche con questo strumento finanziario, quindi penso che potresti recuperare anche le minusvalenze. Allora, abbiamo detto che grosso modo potremmo operare su tantissimi strumenti finanziari, però io solitamente cerco di lavorare, essendoci un paniere molto ampio, magari sul mercato italiano, cerco di lavorare più che altro sulle azioni italiane o magari sui future. Naturalmente i future hanno una scadenza trimestrale, il terzo venerdì del mese scadono i future sugli indici, e invece per quanto riguarda anche l'obbligazionario è scaduto la scorsa settimana, mercoledì, è scaduto i future sul BTP italiano, quindi abbiamo una scadenza, dobbiamo stare attenti quando c'è la scadenza di fare il rollover, quindi andarlo a cambiare con la scadenza successiva, quindi bisogna prestare attenzione su questa cosa qui. Una cosa che volevo dire, solitamente io cerco di parlare sia per quanto riguarda i future, o per quanto riguarda i CFD, cerco di andare a prendere le azioni, cerco di andare a prendere le azioni che sono grosso modo forti e mi danno tanta debolezza. Voi, se avete visto il post che ho fatto sul sito Topo Borsa, sul mio profilo Facebook di Topo Borsa, ho postato proprio il generale che avevo acquistato grosso modo sui 14 euro, e addirittura l'ho acquistata anche la scorsa settimana, l'ho riacquistata ancora a 14,30, non 13,30, ma magari fosse andata a 13,30, l'avrei acquistata anche ora a 13,30. Allora, premettendo che io acquisto un'azione perché vedo qualcosa graficamente, cos'è che cerco di vedere graficamente? Cerco di vedere uno storno del titolo e casomai cerco di vedere una stabilizzazione dei prezzi. Allora, Generali era arrivata grosso modo sui 13,90 e quindi sul grafico daily mi aveva fatto vedere una bella accelerazione a ribasso. Dopo aver visto questa accelerazione ribassista da parte di Generali, ho visto che il titolo si era stabilizzato e il giorno dopo aveva rotto questo 13,90. Quindi il mio ingresso è stato al recupero del 13,90, ho fatto un minimo 13,86, quindi grosso modo se io vedo delle barre molto ampie che il mercato sta venendo giù, cerco di comprare il titolo. Se vedo che grosso modo si sta stabilizzando dopo una fase ribassista. Generali mi arrivava da 15,50 euro, 16 euro, è venuto giù, aveva fatto anche massimo sopra i 17 euro, ho visto che era arrivato grosso modo sui 14 euro, quindi quel livello lì che si era stabilizzato il titolo aveva perso quasi il 10%. Per me 10% su un titolo come Generali che ha dei fondamentali molto importanti, chiaramente valeva la pena di cercare di trovare un punto di ingresso. Allora, cos'è che faccio? Cerco di, casomai, di tarare il grafico, casomai io voglio entrare sul grafico daily, però lo sposto il time frame
su un grafico, su un time frame inferiore. Quindi lo sposto magari su 5 minuti, su 2 minuti. Quindi su 5 minuti, su 2 minuti cerco di andare a valutare il mio ingresso. Quindi magari potrei fare una rottura di una barra inside, se vedo il mio mercato, una rottura in barra inside, quindi vado a vedere quando mi si stabilizza sulla parte bassa. Però tenendo il titolo in portafoglio per vedere se mi prende un trend e mi coglie un trend veramente importante. Addirittura oggi ho chiuso generale, l'ho chiusa grosso modo a 14,70, ho guadagnato quasi 4 e 3 punti e mezzo percentuale sul generale, che l'avevo acquistata la scorsa settimana, l'ho acquistata addirittura 3 volte, l'ho acquistata la prima volta a 14, la seconda a 14,20, la terza a 14,30 e l'ho venduta oggi grosso modo a 14,70, anche se devo dire la verità, è un titolo da mantenere in portafoglio. Allora, ricordiamoci che il titolo generali dà un dividendo di 85 centesimi. 85 centesimi paragonati al valore del titolo in questo momento qui, che quota sui 14,60, 14,50, 14,60, in questo momento qui, se non ho visto cosa aveva chiuso generali perché non l'ho controllato nella fase finale. Avendo Gianni Berardi, Paolo sulla singola azione, fai anche dei ragionamenti di analisi fondamentale. Quindi, allora, per fare un trading, per cercare di fare un trading profittevole come ho costruito nel corso degli anni, di fare un trading profittevole e mantenere un titolo in portafoglio, io faccio tanto, tanto scalping, però divido le due operatività da fare scalping, quindi tante operazioni durante il giorno, quindi chiudo l'operazione velocemente, a fare un'operazione di trading abbastanza overnight, quindi un'operatività che potrebbe andare bene a tantissimi trader. Quindi, Gianni mi ha chiesto questa cosa qui, se faccio dei ragionamenti su analisi fondamentale, se devo tenere il titolo in portafoglio per più giorni, faccio un'analisi fondamentale sul titolo. Io ho un paniere magari di 10-15 titoli e vado a vedere i fondamentali di questi titoli qui. Naturalmente dipende anche dal rischio che vuole correre uno, dalla volatilità del titolo. Generalmente un titolo abbastanza compatto, non ha una grandissima volatilità. Abbiamo visto oggi che è partito subito forte, addirittura è rimasto sempre forte, sebbene i bancari abbiano ritracciato un attimo. Però quando mi dimostra tantissima forza generale, solitamente la mantiene per tutta la giornata. Diverso il discorso se mostra una grandissima debolezza, perché difficilmente mi mantiene la debolezza generale tutto il giorno, specialmente se apre in gap down, quindi apre lasciando un buco sul grafico importante. Solitamente generale è un titolo che solitamente va a richiudere questo gap. Però, come Gianni, io per tenere il titolo in portafoglio vado a vedere i fondamentali del titolo. Quindi cercherò di comprare titoli che hanno dei fondamentali importanti. Quindi cercherò di comprare dei titoli che sono forti sul mercato e li comprerò solo nel momento in cui mi dimostreranno tantissima debolezza. Quindi mi faccio amico di un titolo, quando vedo che è molto debole, lo compro perché so che è un titolo forte. Quindi mi dà anche dei buoni dividendi. Generali, ricordatevi che nel corso degli anni, grosso modo, dopo un anno o due, è sempre arrivata a 15-17 euro, c'è arrivata sempre. Quindi per me, comprare generali sui 14 euro, adesso non voglio, ciao Massimo, non voglio cercare di cioè incentivare l'investimento da parte di voi. Io, queste analisi che faccio io sono solo ragionamenti fattuali, quindi state attenti, sono delle considerazioni che faccio mie personali, però vi do dei consigli casomai su un paniere di titoli che potreste rivolgere la vostra attenzione. Quindi sul mercato azionario ho grosso modo dei titoli magari tipo Enel, Eni, Generali, Atlantia, che è un titolo che ha dei fondamentali molto importanti, e quindi io sono dei titoli che se arrivano su determinati livelli io sarò sempre compratore, quindi ho magari un 20-30% di capitale a disposizione, che destino capitale su questi titoli. Quindi cerco di fare, di mandare, di tradare questi titoli qui in modo tale di acquistarli quando il mercato mi dimostra tanta debolezza, quando loro sono molto deboli rispetto al mercato. Facciamo finta che l'indice azionario perde il 4-5%, vedo che Generali ha perso magari il 3%, vedo che è abbastanza forte rispetto al mercato. Chiaramente sarò compratore sui Generali perché vedo che non scende, sebbene il mercato sia molto debole. Quindi vado a vedere anche la forza relativa del titolo in confronto del mercato. Quindi andrò sempre a investire su titoli che sono abbastanza deboli, che il mercato mi mostra una forza importante. Allora, debole può essere un 20-25% solo totalmente esponenziale con 21 periodi. Allora, anche qui, guarda, hai fatto bene, Massimo, a dire questa cosa qui. Solitamente io non vi dico già una cosa, già che siamo qui.
Nell'after hour non trado quasi mai, Stefano. Rispondo alla domanda che mi ha fatto Massimo. E allora Massimo mi ha chiesto se, adesso ve la faccio vedere la domanda, ecco, molto debole, può essere un 20-25% sotto la media esponenziale a 21 periodi. Allora, solitamente io ho dei ragazzi che mi stanno seguendo qui sul webinar, ho avuto delle discussioni molto importanti per quanto riguarda le medie mobili. Se devo essere sincero, vi faccio una domanda: pensate veramente che un istituzionale adoperi le medie mobili, adoperi Fibonacci, adoperi magari lo stocastico o adoperi degli indicatori particolari o magari CCI o qualche altro strumento finanziario? Vediamo se qualcuno risponde, perché gli istituzionali si adoperano questi strumenti qui. Guardate se qualcuno risponde, non trado nell'after hour. Paolo tradavo anni fa, se non trado più perché alle 17.30 vado a casa, lavoro già dalle 8 fino alle 17.30, orario continuato, quindi non trado nell'after hour. Vediamo se qualcuno mi risponde. Luca me ne uso, bravo, hai detto di no, bravo. Ok. Allora, l'istituzionale solitamente queste cose qui non le guarda. Gianluca guarda le medie mobili, ok, va bene. Allora io non sono contro, sia chiaro, non sono contro le medie mobili, indicatori, oscillatori. Se qualcuno guadagna con questi strumenti finanziari, con questi indicatori, oscillatori, continui pure a lavorare con questi oscillatori, indicatori. Però io non li guardo proprio perché vedo che gli istituzionali non guardano queste cose qui, cerco di tradare su dei punti importanti del grafico. Naturalmente faremo un webinar, penso fra 1 o 2 settimane faremo un webinar e farò vedere cosa guardo sul grafico principalmente di diversi titoli, quindi cercherò di aspettarli. Vi ricordo che non usano nessun indicatore, bravo Gianni, però i volumi li adoperano, ma non adoperano i volumi. Quelli verticali, ma adoperano quelli orizzontali, vanno a vedere all'interno della barra che tipo di volumi ci sono. Quindi avevo fatto vedere io dei video per chi magari era registrato sul canale Top Borsa, mando dei video settimanali. Ho fatto vedere appunto delle puntate in cui parlo dei volume cluster dove gli operatori istituzionali lavorano su questi con questi strumenti proprio per cercare di vedere dove sono dei volumi importanti. Quindi guardano il book, sì, esatto, quindi bisogna usare il book, bisogna usare il volume profile, bravo, shake, e basta. Quindi, grosso modo, su queste cose qui bisogna guardare queste cose più importanti. Se noi vediamo che il titolo, ma ho fatto l'esempio sui generali, è venuto giù pesantemente. Chiaramente su questo titolo andrò a vedere, oltre andrò a vedere i volumi, andrò a vedere anche i supporti importanti che mi ha creato durante un arco temporale di 4-5 mesi. Quindi vado a vedere 4-5 mesi per comprare il titolo. Naturalmente non occorre comprare sempre sul mercato perché vedo che tantissime persone vogliono continuamente entrare sul mercato, bisogna aspettarlo il mercato, bisogna aspettarlo su dei momenti importanti. Ad esempio, una ragazza qui che solitamente aspetta un ritracciamento di 2-3 barre importanti per quanto riguardano i titoli più importanti sul paniere italiano, ma sulle banche, fa un ritracciamento del 10-15% e solitamente cerca di entrare, se qualcuno magari ha letto anche il mio libro The Scalper, cerca di entrare quando il titolo si sta stabilizzando e mi dimostra un po' di positività dopo tante giornate di negatività. Quindi, per costruire un portafoglio profittevole dobbiamo cercare di aspettare il mercato e cercare di andare ad analizzare dei titoli che hanno dei fondamentali importanti, se parliamo di mercato azionario, di fondamentali importanti, quindi per tenerlo per più giorni. Io li tengo per più giorni, chiaramente vi ho detto che grosso modo sul paniere del mercato azionario ci sono tantissimi titoli, quindi possiamo cercare di tradare tantissimi titoli e trovarci magari quei 20-30 titoli che hanno dei fondamentali importanti. Non guardo il dividendo che mi dà il titolo perché dal dividendo non me ne frega niente perché non acquisto il titolo per il dividendo. Ho capito che Generali mi dà anche un buon dividendo, ho un 85 centesimi ogni 1.000 azioni che prendo, quindi vado a prendere 850 euro di dividendo su Generali, però chiaramente mi dà 85 centesimi adesso che quota 14 euro. Se il titolo dovesse ritornare a 10 euro perderei il 40% sul titolo e guadagnerei sempre 850 euro sul titolo, quindi guadagnerei l'8,5% rispetto al 5,6 che guadagno ora, però perdo il 40% sul titolo, quindi bisogna prestare attenzione a queste cose qui. Quindi
Vi ho detto, generale è un titolo che solitamente seguo da una vita e mi ha sempre dato grosse soddisfazioni e nel tempo non ho quasi mai perso. Mi ricordo l'ultima volta è arrivato a 8,20 nel 2009, 2011-2012, è arrivato a 8,20 di quotazione e quindi da lì dopo vedevo che non scendeva più, l'ho comprato perché vedevo che grosso modo si ricaricavano sempre gli istituzionali. Nel 2001 con le Torri Gemelle a un certo punto generali è arrivato un prezzo, non mi ricordo, mi sembra 13 euro, non mi ricordo bene, però da quel livello lì generali si mettevano in denaro e non veniva più giù, mettevano 100.000 pezzi in denaro continuamente. Era più facile da smascherare gli istituzionali quando non c'erano le HFT. Adesso col tempo con le HFT è più difficile smascherare gli istituzionali. Un'altra cosa che controllo, che mi faccio, cerco di farmi amico, magari una valuta che è molto forte sul mercato, io considero il dollaro una valuta forte sul mercato e vado a comprarla quando è molto debole. In questa fase qui del mercato, che ad esempio adesso è a 1,18, non vado a comprare il dollaro. Chiaramente se il dollaro dovesse deprezzarsi in maniera importante nei confronti dell'euro, andrò a comprarlo da 1,33 in su, quindi da 1,33 lo aspetto e quindi sopra il livello di 1,33 sarò compratore di dollari e quindi venderò euro. L'euro non l'ho mai acquistato anche perché, anche se dovesse arrivare in parità nei confronti del dollaro, sull'euro non ci ho mai creduto, quindi per me è una valuta debole che sono gli americani che cercano di mandarla giù e quindi sono loro che determinano il prezzo. Per cui io cercherò di comprare sempre una valuta, un titolo forte sul mercato che nel corso del tempo mi dimostra tanta debolezza. Facciamo finta che nel corso dell'anno generale arrivi a 13 o 12 euro, io sarò compratore generale. Farò un piano di accumulo su generale, la terrò per parecchio tempo, anche se arriva a 10 euro. Naturalmente non è che la compro a 14 euro, la compro a 13,90 per mediarla, non medio niente. Se acquisto dopo un punto percentuale su questo titolo qui, naturalmente aspetterò un altro ritracciamento del 10% sul titolo per entrare ancora su questo titolo qui. Mi raccomando, se vi piace mettete qualche like, se vi piace quello che sto dicendo, altrimenti potete meno di mettere niente. Un'altra cosa, allora vi ho detto l'euro-dollaro, vi ho detto generale, un altro titolo che magari da tenere sotto osservazione, un altro titolo è Eni, ma grosso modo da 12 euro in giù, 12 euro in giù sarò sempre compratore di Eni, perché un titolo è abbastanza forte, quindi sarò compratore di Eni. Un altro titolo che comprerò nel corso del tempo, se dovesse venire giù, è anche Atlantia, se dovesse tornare da 20 euro in giù sarò sempre compratore di Atlantia. Quindi vedete che allarghiamo il paniere di titoli, quindi vado a vedere quando sono molto deboli, non mi faccio paura del titolo, quindi vado a comprarli. Naturalmente non è che li compri così tanto per dire ok, compro quel titolo lì perché ha dei fondamentali buoni, lo compro perché anche graficamente mi dimostra qualcosa. Questa cosa qui andiamo a vederla sul webinar, faremo un webinar specifico su questa cosa qui dove potreste fare molte domande e vi farò vedere graficamente dove mi concentro di più sui titoli e cosa fanno, mettono in atto gli istituzionali per cercare di mandarmi stop continuamente. Allora, vi avevo detto che parlavo anche di piattaforme, quindi di piattaforme sul mercato troviamo tantissime piattaforme. Ci sono dei broker italiani che hanno parecchie piattaforme, abbiamo la Directa, abbiamo WeBank, abbiamo IVBank, abbiamo delle altre piattaforme, Investbanca, abbiamo Giotosim, che grosso modo variano tra la sfera, tra la piattaforma di proprietà di Directa, la piattaforma di proprietà di IVBank, che è la QuickTrade, la WeBank alla T3, e dopo io adopero grosso modo la EasyTrade, che di Intermonte, che è una piattaforma che una volta l'adoperava anche IVBank, che è una piattaforma abbastanza veloce che si presta allo scalping. Naturalmente anche Sphere è una buona piattaforma, anche quella di la T3 e la T3 e anche quella la QuickTrade, mi sembra della di IVBank, sono piattaforme abbastanza buone. Quindi se io voglio fare un mercato azionario oppure un mercato obbligazionario, posso avvalermi di queste piattaforme. Però se devo avvalermi di piattaforme che sono abbastanza complete anche per quanto riguarda i future, però se devo avvalermi di piattaforme magari performanti sul mercato europeo o mondiale, cercherò di andare a prendere una piattaforma che è abbastanza buona, che direi la NinjaTrader è una piattaforma abbastanza buona. Poi abbiamo l'altra piattaforma, adesso non mi viene il nome, la XTrader, che è un'altra piattaforma abbastanza buona. Poi abbiamo
altre piattaforme sul mercato che sono delle piattaforme buone, e con queste piattaforme vi do un attimino un trucco che potete adoperare, perché ci sono delle piattaforme che possiamo interfacciare con i CFD. Allora, vi dico un attimino un trucco, perché tante persone magari adoperando i CFD possiamo vedere che c'è una differenza di spread tra denaro e lettera. Tante volte magari io, se metto magari che la quotazione del CFD è 1,18 e la quotazione magari sul future è 1,18,20, casomai metto lo stop sul CFD appena sotto 1,18 e magari sul che mi corrispondeva 1,18,13, facciamo finta sul future, chiaramente sul future mi batte 1,18,13 che sarei andato in stop, e invece sul CFD vado in stop. La cosa migliore da fare quando stiamo facendo trading, magari su CFD, che è un mercato, sì, è un mercato abbastanza regolamentato. Ciao Giacomo, è un mercato abbastanza regolamentato, come ho detto che è abbastanza regolamentato in questo periodo qui, perché abbiamo il circuito, quindi non è più un mercato over the counter. Possiamo inserire magari l'ordine di stop, si può fare un ponte tra la piattaforma che ha un mercato reale e l'altra piattaforma che ha lo spread, in modo tale che non ci vada a prendere lo stop sulla piattaforma che ha lo spread. Quindi cos'è che facciamo? Facciamo un ponte della piattaforma del mercato reale, facciamo finta la ninja, la colleghiamo con anche quella CFD, quindi io metto l'ordine sulla ninja, viene eseguito sul CFD e poi metto lo stop sulla ninja. Facciamo finta che lo stop sulla ninja sia sotto 1,18 e magari sul CFD mi è già andato sotto 1,18, rischio che magari mi stoppo sui CFD, invece sul mercato regolamentato, che è quello del future, che si vede meglio, non sarebbe andato in stop. Quindi attenzione a queste cose qui, che sarebbe meglio fare un ponte tra una piattaforma che ha un mercato che scambia meglio rispetto alla piattaforma che ha un mercato che magari varia da broker a broker, oppure da circuito a circuito possiamo trovare delle piccole differenze. Quindi quelle piccole differenze potrebbero portarci in stop il nostro strumento finanziario, il nostro future, magari, oppure il nostro CFD. Naturalmente sui future non abbiamo tutti i future che scambiano, il future che scambia di più, grosso modo, euro-dollaro, sterlina-dollaro, abbiamo yen-dollaro, oppure abbiamo anche il. Sì, vabbè, British Pound oppure qualche altro future di riferimento. Quindi sarebbe meglio tradare sempre dei future che hanno un'alta contrattazione, in modo tale da avere il rischio limitato. Perché se contrattiamo dei future che hanno poca liquidità, rischiamo anche di andare in stop, perché magari anche lì si tolgono sul book, c'è poca liquidità. Quindi è gioco forza da parte degli istituzionali cercare di mandarci in stop continuamente. Vediamo se qualcuno ha qualche domanda. Vediamo. Allora, mi ha chiesto Giacomo se io trado sui CFD. Allora, i CFD per me non è il mercato reale, per me CFD, per me il mercato reale è il mercato regolamentato, per me è sempre il mercato dei future. Quindi io trado i future e non trado il mercato CFD. Naturalmente, per chi magari non ha una grandissima liquidità, dato che sui future, a parte dipende sempre dai broker, perché ci sono dei broker che ci danno la possibilità di, adesso arrivo Gianni, ci danno la possibilità ai broker di tradare magari con una leva finanziaria molto alta, ma ci fanno la possibilità di tradare magari su un DAX con 3-4 mila euro, mentre altre magari piattaforme italiane c'è la possibilità di tradare il DAX con 7, 8, 10 mila euro. Naturalmente la leva è una cosa interessante per chi fa trading, però è un'arma a doppio taglio, perché rischiamo di entrare su uno strumento finanziario che ha tantissima volatilità e quindi rischiamo di perdere velocemente tutti i soldi. È un'arma a doppio taglio, perché possiamo fare uno strumento finanziario che quota una volatilità molto alta, però abbiamo il rischio anche di perdere i soldi in maniera abbastanza veloce. Quindi non trado i CFD, però trado grosso modo i future, trado le azioni, trado i BTP e trado il future del BTP, oltre che magari il future del DAX e il future magari dell'euro-dollaro, quelli qui, i future più importanti. Non faccio tantissime operazioni sui future, faccio veramente poche, perché trado principalmente, la mia operatività è di scalping più sul mercato azionario italiano, più sui BTP. Allora Gianni mi ha chiesto se adopero il Jigsaw, la consiglieresti? Allora, il Jigsaw è un book
che lo troviamo anche su internet, ci sono dei video molto interessanti. Jigsaw lo consiglierei perché mi fa vedere dei livelli di assorbimento, mi fa vedere magari qualche ordine ASP, però devo prestare attenzione io per capire un attimino come funziona il mercato. Naturalmente consiglio, è un ottimo strumento per lavorarci, il Jigsaw insieme a altri book. Il mio consiglio è quello di cercare di essere molto bravi sulla parte grafica, perché altrimenti rischiamo, adoperando il Jigsaw, rischiamo di fare trading, quindi fare più scalping, quindi andare a prendere magari due o tre tick, in realtà anziché prendere il movimento. Solitamente io cerco di insegnare durante i miei corsi ai ragazzi di cercare di prendere il movimento. La cosa fondamentale è cercare di prendere il movimento, perché se cerchiamo di prendere un movimento, magari dopo possiamo gestire la nostra operazione prendendo magari qualche tick, ok, ma quella è una gestione della posizione. Invece, se noi cerchiamo di vedere una bella figura grafica, andare a vedere proprio cosa stanno facendo gli istituzionali su determinati minimi o massimi, chiaramente il Jigsaw è uno strumento molto importante, però va contestualizzato su determinati livelli grafici. Se noi ci troviamo magari a metà del grafico, magari qualcuno ha detto, magari adopera la media a 21 periodi, benissimo, so che tantissimi ragazzi adoperano magari la media a 21 periodi, oppure adoperano la media a 9 periodi. E dopo anche lì ci sono delle medie mobili esponenziali o medie mobili semplici, c'è chi preferisce quella esponenziale perché è più a ridosso del prezzo, oppure qualcuno preferisce quella semplice, però è una questione di abitudine. Se qualcuno si trova bene con le medie mobili, chiaramente può adoperare certamente le medie mobili. Io solitamente cerco di tradare, ma mi metto il VWAP, e il VWAP mi dà un'indicazione di dove potrebbe trovarsi a livello grafico uno strumento finanziario. Quindi se si trova sopra il VWAP e ci sia una stabilizzazione di prezzi sopra il VWAP, e magari abbiamo anche il POC, il grosso dei volumi che si trova nella parte dietro alle mie spalle, quindi cercherò di andare sempre long sul long, no, contestualizzando le figure grafiche, contestualizzandole anche magari o col Jigsaw o con magari col Volume Cluster. Quindi cercherò di andare ad acquistare su determinati livelli avendo magari alle spalle dei volumi importanti, in modo tale da vedere che casomai l'accumulazione me l'ha fatta alle spalle, quindi il mercato dovrebbe andare su. Certamente non mi metterò long se vedo che mi fa ho avuto dei volumi importanti nella parte sopra. Facciamo finta che sul future magari del DAX, vediamo il future del DAX in questo momento, vediamo l'euro dollaro, il future del DAX, vediamo, sta battendo 1,28,75. 1,28,75, il grosso dei volumi me l'aveva fatto 1,28,20, ha fatto già un 50 punti di rialzo. Naturalmente farò un attimo di fatica a entrare long su quei livelli lì. Chiaramente ecco qui potrebbe essere d'aiuto il CFD, perché magari per non farmi scappare, oppure un mini DAX, un future del mini DAX, perché per non farmi scappare magari il movimento dell'AX, che vedo che sta ancora andando su, compro poco, quindi o calibro bene la mia entrata, la mia size con un CFD, oppure calibro la mia entrata con un mini DAX per cercare di vedere di prendere il movimento. Ma solitamente quando mi ha fatto un grosso movimento non mi aspetto un movimento importante, potrebbe essere il caso che ho una probabilità maggiore che il titolo mi venga giù, però nell'incertezza che potrei perdere un movimento, compro un mini DAX proprio per non prendere il movimento, e anche se dovessi andare in stop perdo poco. Però se sono su dei livelli importanti, chiaramente cercherò di caricare il mio book, chiaramente cercherò di entrare con una size importante, potrei entrare con un DAX, potrei entrare con due DAX, vedo che ci sono dei livelli importanti, ma chiaramente se è una fase di mercato che è incerta, cercherò di non entrare pesantemente sul mercato, cercherò di calibrare un attimino la size di entrata su quello strumento finanziario. Quindi spero di essere stato chiaro un attimo, vediamo se sono state altre domande, vediamo un attimo. Eccolo qui, perché non salvo VWAP, basta che legga un articolo che avevo già fatto tempo fa. E un attimo, Massimo, con quali titoli hai riempito la cariola oggi? tanti titoli, non posso svelarli perché ci sono tanti, tanti trade, tanti scalper, e dopo alla fine mi vengono dietro, quindi ho più difficoltà a tradare, per cui cerco di non svelare. Naturalmente all'inizio ho cercato di tradare
qualche banca importante, Mario Unicredit, che avevo visto che aveva aperto abbastanza bene, è stato un titolo che ho cercato di tradare. Naturalmente nelle prime fasi del mercato c'è un po' di volatilità, magari Unicredit, Telecom che si muove abbastanza velocemente, un beta abbastanza alto, quindi un indice di volatilità che segue molto bene il mercato. Chiaramente cerco di tradare i titoli che hanno una grande volatilità, però per chi non è magari adesso sul mercato, non ha una grandissima esperienza, sconsiglio di tradare i titoli che hanno una grandissima volatilità. Solitamente vedo che tutti vogliono tradare il DAX, però il DAX magari ha una volatilità che non rispetta mai le caratteristiche di tanti trader che vogliono fare il DAX. L'Eurostoxx è lento, quindi dà la possibilità di gestire meglio lo stop. Ma essendo uno strumento lento, il book è abbastanza pesante, dà la possibilità di gestire meglio lo stop. Per cui chiaramente l'Eurostoxx e l'S&P 500 sono due strumenti per chi non è mai tanto pratico sul mercato, ma anche se perde 2-3 tick sul DAX, sull'Eurostoxx, perde 3-4 punti, o perde magari 3-4 tick sull'S&P 500, chiaramente non perde tantissimo. Chiaramente il DAX ha una volatilità molto alta, per cui se uno perde 4-5 punti DAX, li può perdere su un attimo, può perdere già 100, scusatemi, può perdere già 100, 150 o 200 euro in un attimo, proprio in pochissime secondi può perdere i bei soldi. Naturalmente il DAX ti può far guadagnare anche abbastanza bene, però è uno strumento finanziario che bisogna prendere con le molle. Solitamente c'è una battuta che dice un mio amico, che dice sempre che sul DAX, cioè quelli che sono bravi a lavorare sul DAX fanno fatica a dargli del tu al DAX, e anche quando diventano bravi a dargli del tu, se ne guardano bene dal darglielo, perché è uno strumento veramente pericoloso, quindi bisogna prestare molta molta attenzione sul DAX. Vediamo se ci sono altre domande. Abbiamo parlato un po' di piattaforme, attenzione appunto alle piattaforme da adoperare, perché dobbiamo cercare di adoperare delle piattaforme che sono performanti sul mercato. Non dobbiamo, il nostro, quando clichiamo l'ordine deve andare velocemente, dobbiamo avere il ritorno dell'eseguito abbastanza veloce, perché rischiamo alla fine di rimanere ingabbiati sul mercato, quindi rischiamo di perdere di soldi. Quindi abbiamo parlato un attimino di come avere un trading abbastanza, cercare di creare un nostro portafoglio, quindi cercare di concentrarci su un paniere di titoli che hanno di fondamentali, oppure se non hanno di fondamentali, cerchiamo di entrare magari intraday, di fare qualche operazione, fregarsene magari se non hanno di fondamentali, ce ne freghiamo, tanto sappiamo che grosso modo alle 17:30 chiudiamo tutto e non facciamo più niente. Paolo, in che modo utilizzi le size per allungare o shortare un titolo? Allora, Stefano mi ha fatto una domanda: che tipo di size adopero per allungare o shortare un titolo? Se sono abbastanza size aggressivi o no? Allora, dipende da dove si trova graficamente il titolo. Se il titolo mi ha fatto una bella accelerazione ribassista e vedo che si sta stabilizzando, chiaramente entro con una size abbastanza importante. Perché per me, se vedo che anche entrano magari degli istituzionali su quei livelli lì, chiaramente l'osservazione mi fa capire che stanno entrando degli istituzionali, vedo che ricaricano determinati livelli, vedono che assorbono le vendite, quindi da quei livelli lì li stanno difendendo. Magari abbiamo detto tempo fa che sono due maniere per difendere i livelli, in maniera difensiva oppure comprando direttamente in lettera se voglio andare long. Quindi in maniera passiva mi metto in denaro, aspetto di venire eseguito, e su quei livelli lì vedo che vendono tantissimi pezzi, vedo che il titolo viene giù, molto probabilmente stanno assorbendo, il mercato sta assorbendo i livelli di prezzo su quel livello lì, chiaramente cercherò di entrare in maniera aggressiva sul mercato. Quindi facciamo finta che io entro solitamente, se si trova a metà del grafico, entro con magari 1000, 1500, 2000 azioni, con il tick che mi dà magari 10 euro o 15 euro a tick. Chiaramente, se sono su dei livelli importanti, entrerò che il tick magari mi va a 50-100 euro a tick. Quindi entrerò con una size molto più importante. Naturalmente la size deve essere calibrata anche dal book, perché non posso entrare con 50 euro di guadagno a tick se vedo che il book, il mio stop, magari rischio di perdere 7-8 tick in un attimo. Chiaramente la mia size sarà importante, ma sarà anche rapportata al book, andare a vedere cosa stanno facendo sul book e se la mia size viene. Se entro con 5.000 azioni, il mercato devo chiudere dopo un tick 2. Se vedo che dopo un tick 2 queste 5.000 azioni non le chiudo, chiaramente rischio di perdere 10 tick, quindi non ha senso entrare con una size importante. Spero di essermi spiegato, Stefano.
Vediamo se avete altre, qualche altra domanda. Allora, mi raccomando che quando si fa trading dovete cercare di ragionare che il trading è un lavoro vero e proprio. Quindi come lavoro vero e proprio dovete capire come farlo. Se non siete in grado di farlo, magari avete perché. Leggere un libro o guardare qualche webinar o qualcosa, è facile imparare le cose. Però impararle è una cosa, metterle in atto è tutt'altra cosa. Quindi dobbiamo cercare, sì, di imparare qualcosa di importante magari dal mercato, però dobbiamo cercare di acquisire un'esperienza importante in modo tale, e l'acquisiamo solo rimanendo lì sul mercato tutti i giorni, cercare di capire se siamo dei trader disciplinati. La disciplina è una cosa fondamentale che dobbiamo cercare di avere noi, perché solitamente quando vengono qui i ragazzi in sala da me, vedono che io trado insieme a loro, faccio vedere delle operazioni, e casomai quando vedono che il mio portafoglio non ha grosse oscillazioni, è abbastanza lineare la salita del portafoglio, quindi magari guadagno 10 euro, ne guadagno 50, ne guadagno 80, vado a 80 euro, vado a 90 euro, vado a 110, non è che da 110 passo a 200 meno, queste oscillazioni non devono far parte del nostro trading. Quindi cerco di far ragionare anche i ragazzi durante i miei corsi, è importante anche frequentare anche la sala trading ogni tanto per capire un attimo come fare questo mestiere, fare il trading proprio un mestiere vero e proprio, perché tanti si approcciano al trading e cercando di non vederlo come un lavoro vero e proprio, ma come un gioco d'azzardo, un lavoro vero e proprio. Quindi anche se noi guadagniamo magari 100-200 euro al giorno, sono dei bei soldi, perché a fine mese in 20 sedute con 200 euro al giorno arriviamo a guadagnare 4.000 euro, che è una bella somma, insomma, e lo facciamo qui in ufficio, non abbiamo bisogno di tantissime cose, abbiamo un PC, quindi i costi sono abbastanza ridotti. Dobbiamo investire sulla nostra formazione, cercare di trovare qualcuno che ci insegna qualcosa di importante, di trovare un mentore che ci insegna la strada giusta da percorrere. Dobbiamo cercare di metabolizzare questa cosa qui e di contestualizzare anche le figure grafiche che insegno. Cioè non è che un calicetto va bene dappertutto a 2 minuti, guarda questo è un calicetto, ci sono dei calicetti particolari che vanno bene su determinati livelli, bisogna cercare di contestualizzare le figure grafiche, e se noi riusciamo a contestualizzarle tramite anche l'uso del book oppure del volume cluster, riusciamo a capire meglio il mercato come si sta comportando. Allora, vediamo un attimo un'altra domanda, vediamo se Paolo, secondo te è possibile diventare profittevoli potendo tradare solo nella fascia oraria 15-22? Allora, ti posso dire Gianni che ho dei ragazzi che tradano dalle 15 alle 16-16:30, aspettano il mercato americano che apre, loro sono bravi sulla volatilità del mercato, quindi tradano magari con l'ora e mezza, due lì. Ho altri ragazzi che con l'ora e mezza, due lì, preferiscono non tradare perché altrimenti rischiano di perdere molti soldi, quindi non sono profittevoli nell'arco di quella sessione di mercato lì. Magari alle 15:30 è abbastanza volatile il mercato, se noi facciamo magari, scusatemi, se noi magari tradiamo il Nasdaq, è abbastanza volatile, quindi rischiamo, ci fa 2-3 punti veloci e in quei frangenti lì, quando apre il mercato americano, rischiamo di perdere dei bei soldi. Quindi chiaramente la volatilità è molto alta, quindi io preferisco evitare il momento di volatilità, perché adoperando degli stop abbastanza stretti rischio di venire colpito abbastanza velocemente sul mercato. Quindi cerco di dire ok, aspetta un attimo, vediamo che il mercato si tranquillizzi, quando il mercato si tranquillizza un attimo allora cercherò di aprire delle posizioni, cercherò di vedere un attimo, di capire come si muovono gli istituzionali, perché si muove abbastanza velocemente, facciamo fatica a capire come si stanno muovendo gli istituzionali in quel momento lì. Vediamo se ci sono altre domande. Allora vi ricordo, finché aspetto magari qualche domanda, vi ricordo che giovedì e venerdì sarò presente ai forum di Rimini, Italian Trading Forum a Rimini, sarò presente dalle 9 alle 12, 13 circa, farò delle operazioni live alla mattina sulla sala trading, mi sembra, adesso non mi ricordo quale sia la sala trading, comunque è quel trading live, quindi sarà live trading appunto da Rimini e saranno parecchi miei colleghi che faremo delle operazioni live insieme a loro e le commenteremo le operazioni che faremo live con loro. E poi alle 17:30 di giovedì sarò presente alla mi sembra sala del Ponte presso Invest Banca, e quindi lì farò una presentazione dell'asta di chiusura, quindi parlerò un attimo dell'asta di chiusura, e in quel momento lì farò anche un regalo a tutti quelli che verranno lì, farò un regalo, gli regalerò
un libro che ho fatto io, gli regalo, adesso vediamo un attimo, magari che libro gli regalerò e gli farò vedere un attimo, gli farò un regalo. Naturalmente per chi ce l'ha già, magari potrebbe avere o un manuale 3 degli otri, gli regalerò il primo volume, oppure le scarpe, ma quasi tutti ce l'hanno, oppure gli darò qualcos'altro. Chi ce l'ha, non è che possa pretendere dopo di fare i soldi di quella cosa lì, se ce l'ha già, ama insomma. Quindi gli darò questa cosa qui solo quando parlerò in Investbank, avrò 20 minuti, farò vedere una tecnica importante, una strategia che ho adottato durante i corsi e ho fatto vedere proprio che durante i corsi ho fatto vedere questa tecnica qui e mi ha fruttato molto bene. Vi faccio vedere cosa può capitare sul mercato quando potrebbe aprire in determinate situazioni. Quindi è un trucco molto bello, non capita sempre, capita ogni tanto, però si può adottare questa strategia operativa che è importante sul mercato. Vediamo se avete qualche domanda. Vediamo un attimo se qualcuno ha qualche domanda. Spero vi sia piaciuto il live che ho fatto questa sera. Se avete qualche argomento particolare, lo tratterò magari la prossima settimana alle 17:30, magari vediamo un attimo, facciamo un altro live, vediamo se riesco a condividere lo schermo. Dopo faremo un webinar dove vi parlerò proprio del grafico, come cercare di mettere i grafici, come cercare di diventare un trader profittevole attraverso le tre dinamiche del mercato. Naturalmente cercherò di far vedere se io graficamente il mercato è accelerato in maniera violenta sul grafico daily, mi ha fatto delle grosse accelerazioni rialziste, starò attento a mettermi lungo perché chiaramente potrei avere anche dei ritracciamenti importanti, quindi se anche mi metto lungo cercherò di tarare la mia size in modo tale da non avere molti rischi, quindi vi farò vedere qualche trucco da adoperare sul mercato. Come si costruisce un portafoglio profittevole? Quindi, allora, per costruire un portafoglio profittevole, possiamo cercare di, allora, innanzitutto cercare di capire che tipo di strumenti finanziari lavorare. Allora, possiamo lavorare, abbiamo detto, gli ETF che grosso modo raggruppano un paniere Mario o di indici azionari oppure di obbligazioni in modo tale da non avere dei rischi maggiori se andiamo a prendere il singolo strumento finanziario. Quindi possiamo prendere un ETF, però anche gli ETF dobbiamo studiarli graficamente e non è che vediamo un ETF che è salito, ha guadagnato 10%, andiamo a comprare così perché adesso per me l'oro va su, quindi vado a prendere un ETF sull'oro. Dobbiamo cercare di vedere un attimo di ritracciamento e di cercare di comprarlo su una figura grafica. Andiamo a prendere l'ETF per un trading a lungo periodo. Okay? Invece, per quanto riguarda un paniere di titoli, dobbiamo cercare di investire magari un 15-20% del nostro capitale, tenerlo su dei titoli azionari che hanno dei fondamentali importanti e che addirittura potrebbero darci anche un dividendo importante. Quindi, allora, l'azionario. Abbiamo detto gli ETF, che sono gli strumenti grosso modo più importanti, e l'obbligazionario. Casomai trovare dei titoli obbligazionari che hanno una rendita abbastanza buona e grosso modo che non abbiano corso tanto. Quindi, grosso modo, stiamo attenti a questi titoli qui. Vediamo se ci sono altre domande. Allora, possiamo vedere su quale piattaforma. Nel mercato, in particolare sul FIBA. Allora, mi aveva fatto una domanda un ragazzo che mi aveva detto su quale piattaforma entrano gli istituzionali, in particolare sul FIBA. Allora, grosso modo, tutte le piattaforme italiane facciamo fatica ad avere una piattaforma corretta da lavorare. Se c'è un mio amico che sta sviluppando una piattaforma particolare, casomai in privato ti dico anche qual è la piattaforma che sta sviluppando lui per cercare di vedere appunto gli istituzionali dove si stanno posizionando con questa piattaforma qui si riesce a vedere. Naturalmente anche qui la cosa fondamentale è avere un flusso dati importanti perché attraverso il flusso dati riesco a vedere dove sono gli istituzionali, perché se non ho un flusso dati importante, sono delle piattaforme io che adopero, ho interfacciato la mia piattaforma, la Ninja l'ho interfacciata magari con delle altre piattaforme, però le piattaforme non avevano di flusso dati importanti, quindi ho pagato il flusso dati importanti su un'altra piattaforma per cercare di avere la correttezza dei dati, altrimenti i dati non avremo sempre precisi al 100% i dati, però avremo un 90-95% di dati filtrati abbastanza bene, quindi riusciremo a vedere abbastanza bene dove gli istituzionali si stanno posizionando.
Naturalmente FIB sulle piattaforme è un tipo di strumento finanziario che non viene tradato all'estero, quindi facciamo fatica ad averlo sulla nostra persona ninja, ad esempio, non ci dipende dal broker, però facciamo fatica ad avere il future del FIB e quindi facciamo fatica a tradarlo. Però in privato, casomai a chi mi aveva scritto gli risponderò. Vediamo un attimo, Azimut, ci può entrare o no? Casomai per quanto riguarda le analisi sui titoli, casomai la prossima settimana facciamo un webinar, casomai mi fate delle analisi sui titoli, farò qualche analisi sui titoli e vi dirò perché magari si potrebbe entrare su determinati livelli e su altri no. Come cerco di ragionare su qualche analisi su qualche titolo. Casomai faremo un'analisi su qualche titolo, casomai Leonardo ti aspetto la prossima settimana, faremo un'analisi su Azimut, faremo le altre analisi perché adesso la piattaforma l'ho chiusa. Vediamo un attimo cosa dice Massimo. Una mano anche per chi non vive in Italia, grazie Massimo. Allora, Massimo, allora va bene Massimo, allora facciamo così, mi scrivi in privato e vediamo cosa posso fare per te, ok? Visto che non puoi venire fino a Rimini, vediamo cosa possiamo fare. Leonardo, allora casomai il webinar abbiamo quasi concluso. Webinar, insomma, live su Facebook. Vediamo un attimo se avete qualche altra domanda. Vi ringrazio di aver partecipato a questa volta, delle domande che mi avete fatto. Casomai, se non ho risposto a qualcuno, cercherò di rispondere. Ho risposto quasi tutti quelli che avete scritto qui. Se qualcuno non ho risposto, casomai cercherò di rispondere successivamente. Scrivete pure qui sul canale Facebook. Cercherò di rispondere se avete qualche altra domanda. Farai la tua chat su Telegram? Allora, io ho una chat su Telegram, Alberto, che faccio solo un'analisi sul DAX. Ti dico già, è molto impegnativo per me fare una chat, lanciare segnali su quello che sto facendo, ma naturalmente qualche volta ho postato anche qui sul canale Facebook, ho postato le operazioni che faccio, vi ho fatto vedere le operazioni che faccio, quindi avete visto che io faccio trading da tantissimi anni, quindi sono un trader, lo faccio di professione da oltre 20 anni e l'ho fatto quando lo faceva Mario, mio fratello, al posto mio, facevo le operazioni, dicevo le operazioni che doveva fare e casomai posto sulla chat mia di Telegram, posto l'analisi che faccio la mattina, poi faccio fatica a aggiornarla, alle volte riesco a aggiornarla velocemente, però faccio fatica perché facendo scalping faccio veramente molto fatica a postare quello che faccio io. Ad esempio, postare un'operazione che faccio sul DAX, se faccio un'operazione sul DAX faccio fatica a postarla perché entro su dei momenti così particolari. Cioè, che è una frazione di secondo che entri, perché vedo gli istituzionali che stanno comprando, naturalmente entro subito. Ora che vado a postarlo, ora che scrivo, il titolo è già salito abbastanza bene. La scorsa venerdì, che ero sulle fonti TV, ho messo giù il collegamento con le fonti, stavo comprando il DAX. Fatalità, mi è scappato quel secondo che ho messo giù il collegamento, e quel momento lì è accelerato su, mi sono perso l'operazione sul DAX. Alle volte ti perdi delle operazioni perché, che appunto è una frazione di secondo, non hai tanti secondi quando stai vedendo gli istituzionali che stanno comprando su determinati livelli e ti dimostrano in maniera chiara cosa stanno facendo, hai uno stop che è abbastanza limitato perché ho dei ragazzi che fanno scalping sul DAX e vanno abbastanza bene e quindi mi mostrano le operazioni che fanno, però è una frazione di secondo da farli, quindi è una cosa che non riesci a postare. Chiaramente, se dopo a livello grafico vedi un'operazione, chiaramente a livello grafico è una cosa, ma se vai all'interno grafico a analizzare proprio su quei livelli lì quello che stanno facendo, chiaramente la tua percentuale sale in maniera esponenziale perché hai visto che su quei livelli lì ci sono degli istituzionali che stanno facendo dei giochetti particolari. E calcola che i giochetti, l'ho detto l'altra volta, sono in due maniere perché solitamente sui minimi si comporta in una maniera, invece sui massimi si comporta in maniera un attimino diversa, okay, di quello che fanno sui mini. Poi loro chiaramente ci sono due tipi di stop, sono degli stop che sono degli stop intraday, che loro vanno a caccia di stop intraday, e sono degli stop che vanno a minare gli stop di quelli che sono entrati negli ultimi 3-4 minuti, gli ultimi magari minuto e mezzo, due, quindi fai fatica a postare un qualcosa su un canale Telegram
che dura, magari che vedi questa cosa qui, la vedi nell'arco di 10-15 secondi, perché vanno a cacciare gli stop di quelli che sono entrati negli ultimi 3 minuti. E queste cose qui naturalmente le insegno solo durante i corsi e quindi non le posto perché dopo devo spiegare perché posto una determinata cosa sul canale Telegram, con le normative, nuove normative Consob, devo spiegare il pattern grafico perché sono entrato su determinati livelli, quindi c'è un pattern grafico, quindi ha anche il livello di entrata e di stop. Ma spiegare un qualcosa che spiego solo durante i corsi e che faccio firmare qualcosa perché gli allievi non divulghino questa cosa qui diventa un po' difficile, cioè gratuitamente non le do a disposizione sul canale Telegram, ma naturalmente do delle grandissime spiegazioni sul canale Telegram che condivido con l'amico Domenico, che è stato lui appunto a chiedermi di fare questa cosa qui. Io arrivo qui alla mattina, ho poco tempo, faccio l'analisi, poi durante il giorno se trovo il tempo di fare un'altra analisi sul DAX oppure vedo che viene giù violentemente, vedo dei livelli importanti, chiaramente do dei livelli dove potrebbe magari il DAX potrebbe rimbalzare, ma naturalmente bisogna contestualizzare il tutto perché non è una cosa che riesci a contestualizzare, la contestualizzo adesso, magari fra 3 secondi l'ho già cambiata la mia idea, che magari sono long, vedo qualcosa di diverso, vedo che stanno, sono long, vedo che va su di 5 settimane, vedo che lo stanno rischiacciando per andare in accelerazione, questa cosa qui la vedi solo sul book, è una cosa che vedi istantaneamente, dopo 2-3 secondi devi cambiare la tua opinione. Quindi questa cosa qui fa parte di un trader, magari che devi capire un attimino come lavora sul mercato e l'elasticità che deve avere un trader, perché può cambiare idea da un secondo all'altro, magari in questo momento qui sono long, fra 3 secondi sono short. Però perché sono short? Perché ho visto qualcosa sul mercato che mi ha fatto diventare short da long che ero. Perché io non ho magari, non ho convinzioni, non mi interessa delle mie convinzioni, non guardo i miei sentimenti, ma cerco di ragionare su quello che stanno facendo gli istituzionali continuamente. Vediamo se c'è qualche altra domanda, altrimenti vi saluto tutti quanti, vi do un cordiale saluto da Paolo Serafini, vediamo un attimo se c'è qualche altra domanda. Ciao Andrea, ti ho visto adesso, scusami. Vediamo se c'è qualche domanda, altrimenti vi do appuntamento allora lunedì prossimo. Spero vi sia piaciuto il webinar questa sera. Se avete qualche argomento particolare lo cercherò di trattare. Vedremo un attimo, vi mostrerò graficamente qualcosa, come cercano di ragionare gli istituzionali, cosa mettono in atto, casomai vi farò vedere qualcosa di particolare e un ragazzo mi aveva chiesto qualcosa di particolare, casomai la faremo la prossima settimana. Vi auguro una buona serata a tutti, un cordiale saluto da Paolo Serafini, vi ringrazio per aver partecipato, per aver partecipato così tanti. Ciao Lorena, ciao, un abbraccio anche a te Lorena e ci vediamo la prossima settimana. E grazie della fiducia che mi avete dato questa sera, grazie anche di tutti quelli che non possono partecipare, che ascoltano successivamente questo video, visto che ci sono 3-4 mila persone che ascoltano questo video, quindi vi ringrazio della fiducia e spero vi siano piaciuti questi video. Cordiale saluto, ciao Giulia, un abbraccio, spero di vederti presto. Ciao Stefano, ciao Massimo, ciao Gianluca, ciao Giacomo. Ciao a tutti, un cordiale saluto e un abbraccio a tutti.